Mario Cusitore ha provato a riconquistare l'ex tronista del dating show. Oggi Maria De Filippi è stata ospite a Radio DJ. E in questa occasione ha parlato sia di amici che di uomini e donne. E a proposito del dating show in onda sull'ammiraglia Mediaset ha rivelato un retroscena sull'ex corteggiatore di Ida Platano. Cosa ha detto? Ha rivelato che una volta finita la trasmissione quotidiana in onda su Canale 5, ha cercato di raggiungerla almeno 4/5 volte per cercare un chiarimento definitivo dopo i tanti problemi affrontati in studio. Lui ci ha provato tanto, da quando è finito il programma è andato da lei dopo 4/4 volte. Maria De Filippi è convinta che l'ex tronista non perdonerà il corteggiatore. Successivamente la conduttrice di Uomini e Donne, sempre in questo intervento in diretta su Radio 105, ha anche colto la palla al balzo per svelare di credere che Mario Cusitore non ce la farà alla fine a far capitolare Ida Platano, nonostante i tantissimi sforzi profusi. Mi sa che non ce la fa, secondo me non ce la fa, e in effetti alla fine del percorso nei sentimenti Ida è stata più che chiara nel dire che dopo le tante segnalazioni ricevute nei confronti del suo corteggiatore di non volerne più sapere nulla e di non aver la minima intenzione di dargli un'altra possibilità, anche perché non si fida. Ida Platano tornerà nuovamente nel dating show quotidiano dell'ammiraglia Mediaset? In attesa di capire se Maria De Filippi avrà ragione o meno nel dire di credere fermamente che Mario Cusitore non riuscirà alla fine a riconquistare l'ex tronista di Uomini e Donne, si segnala che in questi ultimi giorni è anche circolata un'indiscrezione. Di cosa si tratta? Pare che quest'ultima potrebbe ritornare protagonista nella prossima edizione del dating show. Anche se non è dato sapere se come tronista oppure se tornerà a sedersi nel parterre femminile al fianco della sua amica Gemma Galgani. E chissà se tra l'altro magari potrebbe tornare pure Mario, nella speranza di poterla convincere della sua buona fede. Intanto si fa inoltre presente che la Platano, nonostante la pausa forzata dalla TV, è sempre molto attiva sui social, dove ha un filo diretto con i suoi numerosi follower. Purtroppo però c'è anche da dire che spesso e volentieri è stata presa di mira da qualche leone da tastiera che nei suoi confronti hanno espresso pareri poco edificanti, superando ben oltre il limite dell'accettabile.